Long Island è un'isola collegata a New York, ha lunghe spiagge ed è un'area molto vasta. È diversa da New York, meno frenetica e popolata, ma nonostante questo, a causa della storia che sto per raccontarvi, a Long Island sono accadute cose indicibili. Io sono Elisa True Crime e questo è Verità Nascoste, il format che racconta le verità che si nascondono dietro ad alcuni titoli True Crime su Netflix che prendono spunto da fatti reali. Ma vi parlerò anche delle curiosità, dei particolari e di tutto ciò che è stato reinterpretato di alcuni casi che mi hanno particolarmente scioccata. Benvenuti. Di cosa può essere capace una madre a cui la vita non ha mai fatto sconti quando all'improvviso scompare la sua figlia maggiore? Ancora prima di raccontare una terribile serie di omicidi, Lost Girls è infatti un film Netflix sulla determinazione di una donna disposta a scomodare chiunque pur di arrivare alla verità. Il nome della donna è Mary Gilbert, che nel film viene interpretata da Amy Ryan. Mary è la madre di tre figlie, Shannon, Cher e Sanna, e deve costantemente barcamenarsi con il lavoro precario e le incombenze di tutti i giorni. La loro vita a Long Island sembra tranquilla, finché un giorno la figlia maggiore, Shannon, non si presenta a cena. È il 2010, Shannon Mary Gilbert ha 24 anni e già da un po' non vive più con sua madre e le sue sorelle, ma sembra, almeno all'apparenza, condurre una vita serena. Mary Gilbert non si domanda molto sulla vita della figlia maggiore. La sua attenzione è ormai tutta per le altre due figlie, ancora adolescenti. Quando Shannon salta la cena in famiglia, Mary non si preoccupa. La figlia è adulta, sa quello che fa. Ma quando passano i giorni e il telefono risulta sempre staccato, Mary e le altre figlie iniziano seriamente a preoccuparsi. Ma, visto che la polizia non ha ancora mosso un dito, Mary, Cher e Sanna iniziano ad indagare da sole, ottenendo i tabulati telefonici di Shannon, che li conducono al suo fidanzato e al suo autista, scoprendo infine che Shannon lavorava come prostituta a Long Island. La sua ultima chiamata era al 911 e durava 23 minuti. Dalla registrazione si sente Shannon urlare e implorare aiuto. Mary allora insiste ancora con il detective locale Dean Bostick, ancora convinto che Shannon sia solo scomparsa e che si farà viva. In quei giorni però succede un fatto assurdo. Un agente sta pattugliando la statale lungo la spiaggia, quando il cane che è con lui di colpo fiuta una traccia. Il poliziotto allora lascia libero il cane e lo segue. L'uomo fa una scoperta raccapricciante. 4 corpi sepolti e in avanzato stato di decomposizione. Si inizia a diffondere la voce, alimentata anche dal commissario locale, secondo cui ci sarebbe un serial killer che colpisce in zona. Di Shannon però non c'è ancora nessuna traccia e così Mary e le altre due figlie continuano la loro ricerca con volantini e cercando aiuto nelle famiglie delle ragazze che sono state ritrovate. Qualcuno però inizia a farsi avanti. Un certo Joe Scalise ha informazioni sensibili per Mary. L'uomo ha infatti dei sospetti sul dottor Peter Hackett. La polizia estende le ricerche alla spiaggia e intanto interroga il dottor Hackett, chiedendogli perché non abbia fornito alla polizia i filmati di sicurezza della sua casa la notte in cui Shannon è scomparsa. Secondo Joe, Shannon si è ribellata al serial killer o addirittura pensa che all'inizio sia riuscita a scappare per poi essere riacciuffata. Il suo corpo non si troverebbe proprio per questo. Passa un anno terribile per Mary e le sue figlie, un anno in cui le indagini sul serial killer non portano mai da nessuna parte. Ma le cose, purtroppo, cambiano all'improvviso. Il primo cenno di cambiamento viene dal dottor Hackett, che pare se ne stia andando dalla zona. Mary va da lui per chiedergli un'ultima volta se per caso non c'entri con la scomparsa della figlia, ma l'uomo nega. Mary è ormai rassegnata, ma ha ancora un'ultima carta da giocare, quella di convincere il commissario a drenare la palude. Ci riesce minacciandolo di andare a parlare direttamente con i media e di svelare che l'unico reperto mai trovato di Shannon, la sua giacca, non solo non è stato analizzato, ma è persino andato perso. Ed è qui che viene fuori la verità più terribile. Sul fondo della palude, ormai ridotta ad uno scheletro con aggrappato solo qualche brandello di pelle e pezzi di vestiti, viene ritrovato il corpo di Shannon,
proprio lì dove sua madre aveva sempre detto di cercare. La sua morte, però, non viene legata a quella delle altre ragazze vittime del serial killer di Long Island, perché purtroppo non rientra nei profili delle altre vittime e nello schema ritenuto valido dalla polizia. Ma cosa c'è in più in questa storia? Perché la finzione, si sa, riesce a colmare alcune lacune, a mostrare lati di crimini e serial killer che non conoscevamo, ma c'è sempre qualcosa di più. Prima della storia di Shannon, raccontata in Lost Girls, a Gilgo Beach sono stati ritrovati i corpi di altre 4 donne. Sto infatti per parlarvi di quelli che sono stati soprannominati gli omicidi di Gilgo Beach, che in inglese vengono chiamati anche The Gilgo Four. Il 13 luglio 2023, un uomo, l'architetto Rex Hoyerman, di 59 anni, è stato arrestato per questi 4 omicidi, anche se per il momento gliene sono stati attribuiti solo 3. Ma forse le vittime sono molte di più. L'indagine, come sappiamo, prende il via nel 2010, mentre si cerca il corpo di Shannon, ma la polizia a dicembre si imbatte nei resti di un'altra donna, sul lato sud di Long Island, è Melissa Barthelemy. 2 giorni dopo, nel raggio di 800 metri dal primo corpo, vengono rinvenuti i resti di altre 3 donne, Maureen Brainard Barnes, Amber Costello e Megan Waterman. Tutti e 4 i cadaveri erano avvolti in un telo mimetico di quelli usati dai cacciatori. Dalle prove sui loro corpi è emerso anche un possibile collegamento del killer con la morte di altre 4 prostitute ad Atlantic City nel 2006, tuttora sotto inchiesta. Hoyerman è inoltre sospettato anche per alcuni casi irrisolti avvenuti a Las Vegas, dove aveva una multiproprietà. Hoyerman, per gli omicidi di Gilgo Beach e gli altri crimini, si è sempre dichiarato innocente, ma è stato incastrato da una fetta di pizza. Ci sono molti modi di incastrare un serial killer. James Ellroy, il grande romanziere, autore del celeberrimo La Dalia Nera, sostiene che un serial killer è più facile da individuare proprio perché segue uno schema. Ma qual è la storia di Rex Hoyerman? Rex vive con la famiglia nella vicina Massapequa Park e ha fondato uno studio di architettura a Manhattan, quindi fa spesso avanti e indietro e ha molto tempo a disposizione da trascorrere da solo. Hoyerman finisce sotto osservazione perché possiede un pick-up Chevrolet Avalanche, come quello che un testimone aveva notato sul vialetto di una delle vittime poco prima che scomparisse. Pertanto, insieme ad altri con quella stessa auto, viene controllato regolarmente. Quando, cercando Shannon, iniziano a venir ritrovati altri corpi, Rex sente forse che la polizia sta arrivando alla soluzione e, probabilmente preoccupato per ciò che possono scoprire, inizia a cercare ossessivamente informazioni sugli omicidi di Gilgo Beach su internet. La polizia, che tiene sotto controllo anche il suo PC, risale a queste sue ricerche. Ora, diciamocelo, capita anche a noi amanti del true crime di fare ricerche su un caso che ci tiene svegli la notte. Ma se aggiungiamo quella testimonianza che diceva che il pick-up di Rex era sul vialetto di una delle ragazze scomparse, la situazione di Rex diventa complicata. La polizia trova alcuni suoi modi di fare molto sospetti e ad un certo punto riesce a collegarlo ad alcuni cellulari usa e getta utilizzati per contattare le vittime. Trattandosi di prostitute, però, questa non è ancora una prova schiacciante. Rex poteva benissimo averle contattate per avere i loro servizi e poteva aver usato dei telefoni usa e getta perché è sposato e non vuole farsi scoprire da sua moglie. Per mesi Hoyerman è stato pedinato, controllato. Gli investigatori hanno anche rovistato nella sua spazzatura e finalmente la polizia trova un trancio di pizza avanzato e mordicchiato in un cartone finito nel cassonetto. Quel trancio di pizza è stato il primo oggetto che ha consentito di analizzare il DNA di Hoyerman. Ebbene, quella minuscola traccia di DNA lo lega agli omicidi di almeno 3 vittime, Melissa Barthelemy, Megan Waterman e Amber Lynn Costello. Subito viene emesso un mandato di arresto e Rex resta in stato di fermo alla polizia per diversi giorni. Il DNA lo incastra, ma lui continua a dichiararsi innocente. Non l'ho fatto. È stata l'unica frase che ha ripetuto quando lo hanno arrestato. La polizia allora ottiene un mandato di perquisizione senza limiti. Iniziano a scavare intorno alla sua casa dalle pareti rosse.
Nella casa la polizia trova una sorta di stanza nascosta e insonorizzata dove l'uomo potrebbe aver portato le sue vittime prima di ucciderle. Nella stessa stanza sono stati ritrovati nastro adesivo robusto, sacchi di tela e ben 92 pistole più 6 fucili, praticamente un piccolo arsenale. Hoyerman compiva i suoi rapimenti e omicidi quando sua moglie non era in casa. Lei si è sempre dichiarata all'oscuro di tutto e le prove la scagionano completamente. Non era a conoscenza nemmeno della stanza nascosta e ad oggi ha chiesto il divorzio. Ma voglio raccontarvi qualcosa delle vittime di Hoyerman. Melissa Barthelemy era una prostituta che usava siti per adulti come Adult Friend Finder per promuoversi. I suoi alias erano Chloe e Very Sexy Chloe. È stato possibile riconoscerla dai tatuaggi. Infatti aveva le parole Blaze e Focus tatuate sulla schiena e anche alcune lettere singole sul petto. Melissa era solita incontrare i suoi clienti nei bar, nei ristoranti e negli hotel nel West Side di Manhattan. Infatti, il 12 luglio 2009, la notte in cui è stata vista l'ultima volta, Melissa aveva detto ad un'amica che avrebbe visto un uomo e che sarebbe tornata la mattina dopo. La madre di Melissa non ha avuto sue notizie per un po', ma non si è allarmata subito. Dopo qualche giorno in cui non sentiva sua figlia, però, ha iniziato a preoccuparsi e ne ha denunciato la scomparsa il 18 luglio 2009. Dopo che Melissa è stata dichiarata scomparsa, sua sorella minore ha iniziato a ricevere telefonate minacciose dal numero di Melissa. Si ritiene che fosse lo stesso killer a divertirsi con questo macabro gioco, ma a causa dell'elevato traffico di chiamate dal luogo in cui le effettuava, non è stato possibile tracciarlo con sicurezza. Il corpo di Melissa è stato ritrovato l'11 dicembre 2010 sul lato nord della Ocean Parkway, vicino a Gilgo Beach, durante la ricerca di Shannon Gilbert. Anche se il suo è stato il primo dei quattro corpi ad essere trovato, si ritiene che sia stata la prima a venire uccisa dal killer. Megan Waterman aveva 22 anni e viveva a Scarborough, nel Maine. Aveva una figlia di 3 anni. Anche lei era una prostituta e il 6 giugno del 2010, mentre saliva su un autobus diretto a New York, forse in compagnia del suo protettore, scompare. La sparizione di Megan è stata denunciata al Dipartimento di Polizia di Scarborough l'8 giugno 2010. La sua famiglia sapeva che non avrebbe mai fatto passare 2 giorni senza chiamarli. Il 13 dicembre 2010, sul lato nord di Ocean Parkway, sempre durante la ricerca della persona scomparsa Shannon Gilbert, viene ritrovato il corpo di Megan Waterman. Si ritiene che lei sia stata la terza vittima di quello che verrà poi chiamato The Gilgo Four. Il suo protettore nel frattempo è stato arrestato l'11 aprile 2012 con l'accusa di traffico interstatale di prostitute ed è stato condannato a 3 anni di prigione nel gennaio 2013. Gli interrogatori però hanno stabilito che non ci sono prove che fosse a conoscenza o avesse partecipato in alcun modo all'omicidio di Megan. Amber Lynn Costello aveva invece 27 anni e viveva al 1112 di America Avenue a West Babylon. Era un eroinomane e viveva in affitto insieme ad un'altra donna e 2 uomini, anche loro tossicodipendenti. Faceva la prostituta, come pure la sua coinquilina, per pagare la droga per sé e per i suoi amici. Anche lei si faceva pubblicità su Craigslist e Backpage e usava gli alias Carolina e Mia. E anche lei aveva dei tatuaggi da cui è stata riconosciuta. La parola Chaos sul collo, una farfalla sulla parte bassa della schiena e la parola Margaret sulla gamba. A volte, con i suoi coinquilini maschi, organizzava una specie di truffa. Lei o la sua amica attiravano i clienti in casa, si facevano pagare in anticipo e poi uno dei 2 coinquilini arrivava, fingeva di essere il suo fidanzato e metteva in fuga il cliente prima che potesse consumare l'atto. Amber si era trasferita a New York da Clearwater, in Florida, e aveva completato una riabilitazione dalla droga durata 28 giorni, ma aveva avuto una ricaduta non molto tempo prima della sua scomparsa. L'ultima volta che è stata vista era il 2 settembre 2010. Era uscita a piedi per incontrare un cliente e non aveva il cellulare con sé perché lo condivideva con l'altra ragazza. La sua scomparsa non è mai stata denunciata. Il suo corpo è stato trovato il 13 dicembre 2010 sul lato nord della Ocean Parkway e si ritiene che lei sia la quarta vittima. E se davvero le vittime certificate sono 4, la quinta potrebbe essere Maureen Brainerd Barnes. Maureen aveva 25 anni e viveva nel Connecticut.
Sembra che il 6 luglio 2007 abbia preso un treno da New London, Connecticut, al Grand Central Terminal di Manhattan e che lì alloggiasse al Super 8 Motel. Come avrete intuito, anche lei faceva la prostituta. Usava Craigslist, Backpage e altri siti web. I suoi nomi erano Giuliana o Marie ed era solita recarsi a Manhattan per alcuni giorni per lavorare come escort e poi tornare a casa nel Connecticut. Di solito Maureen faceva questi viaggi con un'amica. Prendevano due stanze diverse, lavoravano qualche giorno e poi tornavano. Solo che quella volta, il 9 luglio, Maureen disse alla sua amica di tornare senza di lei perché aveva avuto un'altra chiamata da un cliente. La scomparsa di Maureen è stata denunciata da un amico al Dipartimento di Polizia di Norwich il 14 luglio 2007. Il corpo di Maureen è stato trovato il 13 dicembre 2010 sul lato nord di Ocean Parkway, vicino Gilgo Beach, sempre durante la ricerca di Shannon Gilbert. Se anche questo omicidio dovesse essere attribuito a Rex Hoyerman, diventerebbe lei la prima vittima del Gilgo 4. Lost Girls è la storia di come la famiglia di Shannon si è mobilitata per riuscire a ritrovarla, di come ha provato a dare un volto al suo assassino. Ma è anche la storia di tutte queste donne invisibili, cancellate e dimenticate, e di come un uomo si sia approfittato di loro. E voi, che cosa ne pensate di questa storia e di tutti i misteri che si porta con sé? Fatemelo sapere nei commenti.